Andiamo a vedere i titoli per questa edizione del sabato 29 luglio. Incendi boschivi, 23 denunce depositate alla Procura di Siracusa che sta indagando. Vigili del fuoco, la denuncia delle organizzazioni sindacali e pochi uomini e mezzi impiegati a Siracusa. Il governatore incontra il ministro Tajani, servono più operatori forestali. Anniversario della Madonnina delle Lacrime di Siracusa, il messaggio dell'arcivescovo. Cultura e spettacoli, e Dante in riva al mare, ieri sera la kermesse al Circolo Nautico Aretusa. Questi titoli dei principali servizi del telegiornale, appunto, li vedremo tra pochissimo, però la linea va alla regia per i suggerimenti commerciali. Ci vediamo dopo. Vuoi acquistare due paia di lenti di diverse diottrie? Non comprarne due, quello che ti serve sono lenti progressive che adattano la visione a diverse distanze. E Ottica Quartarone propone solo lenti certificate di alta qualità dal marchio Galileo. Hai bisogno di proteggere la tua vista in diverse condizioni di luce? Abbiamo le lenti fotocromatiche Transition che diventano automaticamente più scure al sole. E se vuoi acquistare un paio di occhiali da sole, ricorda che Ottica Quartarone è esclusivista del marchio Rocco Barocco a Siracusa. Non vuoi pagare subito? Nessun problema. Vieni a trovarci per scoprire come pagare a piccole rate al mese, a tasso zero. Ottica Quartarone ti aspetta in Viale Luigi Cadorna 3133 a Siracusa. Promozione del mese. Una montatura in omaggio al primo cliente della giornata se completa con lenti graduate. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Come avete sentito dai titoli, la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Sono 23 fino a questo momento le denunce presentate al quinto livello del Palazzo di Giustizia di Viale Santa Panagia per gli incendi che sono avvenuti nei giorni scorsi. Sono 23 i procedimenti penali che la Procura Retusea ha aperto per fare luce alla sfilza di incendi che hanno divorato nei giorni scorsi numerosi ettari di macchia mediterranea, danneggiato abitazioni e messo a repentaglio l'incolumità di decine di persone. Le inchieste al momento sono aperte contro ignoti e sono tutte coordinate dal procuratore capo Sabrina Gambino. La lente d'ingrandimento della magistratura sarà su tutti gli incendi boschivi avvenuti tra il 22 e il 25 luglio e che ha visto impegnati nelle difficili opere di spegnimento i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, il corpo forestale. In questi 7 giorni, da nord a sud del territorio siracusano, sono stati in tutto 107 gli interventi eseguiti dai soccorritori con l'impiego di 148 vigili del fuoco impiegati in 12 squadre. Con l'attenuazione delle temperature sono rientrate anche le emergenze incendi e ciò consentirà alla magistratura di poter approfondire la questione. Nelle prossime ore è previsto il conferimento dell'incarico agli organi di polizia giudiziaria che dovranno seguire sopralluoghi nei territori maggiormente colpiti dagli incendi boschivi. Nel mirino della procura, in prima battuta, ci sono i piromani che non mancano mai di mettere la mano per alimentare le fiamme e provocare roghi di una certa rilevanza. L'inchiesta giudiziaria però sarà allargata in modo da coinvolgere coloro che lasciano i loro terreni incolti in stato di incuria quando non in totale abbandono, strapieni di sterpaghi ed erbe secche pronte ad accendersi anche solo in presenza di un mozzicone di sigaretta lanciato improvvidamente dal solito automobilista distratto.
Parliamo sempre di incendi, parliamo di vigili del fuoco che nel siracusano lamentano la carenza di personale e la fatiscenza di alcuni mezzi, per cui li abbiamo sentiti ai nostri microfoni, sentiamo. Giornate di super lavoro, peraltro programmate, nel senso che ormai ogni estate sarà così. E problemi in particolare che avete avuto? Problemi particolari che abbiamo avuto sono stati problemi di personale, problemi che le squadre sono dovute intervenire anche da fuori provincia, abbiamo fatto il raddoppio dei turni, abbiamo fatto. Scontiamo peraltro noi una carenza organica del 30% per quanto riguarda i capi squadre e i capi reparto e del 20% dei vigili. Non dimentichiamoci che la pianta organica non viene rispettata normalmente, anche perché ci sono pensionamenti, trasferimenti del personale che poi ricadono negativamente sul soccorso tecnico urgente. Quanti uomini avete impiegato per fare fronte a questa emergenza che c'è stata? Abbiamo impiegato quasi la totalità del personale di Siracusa. Sono intervenute squadre di fuori provincia, quindi dei comandi limitrofi, che non erano in quel momento interessati dall'emergenza, che noi consideriamo che l'emergenza l'abbiamo avuto su Palermo, Catania e Siracusa, la parte più preponderante. Perciò i comandi che non erano interessati sono venuti a Siracusa a darci una manforte, perché, ripeto, abbiamo problemi di uomini e di mezzi. A proposito di mezzi, come vi approcciate? E allora, i mezzi, il comando provinciale di Siracusa, atavicamente noi denunciamo la carenza strutturale dei mezzi, la gestione dei mezzi e anche la conduzione degli stessi nei centri di assistenza. È stato segnalato dal capo del corpo, al prefetto, al direttore regionale, alle organizzazioni sindacali che è diciamo discutibile il conferimento degli stessi da parte delle squadre che dovrebbero operare, perché sovente abbiamo giornalmente il conferimento di mezzi con problemi tecnici. Ora si può comprendere fino a un certo punto la difficoltà nel reperire mezzi, reperire pezzi di ricambio, però la situazione che impone il soccorso, la risposta all'utenza non è più procrastinabile a queste situazioni dovute alla inefficienza o alla particolare condizione di vetustà o di anche mezzi nuovi che hanno già subito problemi sul nascere. Quindi il comando di Siracusa ha squadre, ma a volte non ha i mezzi. Questa è la cosa un po' deleteria che abbiamo segnalato alle autorità. Aggiungiamoci anche la caserma. La caserma, è notizia da poco, abbiamo avuto notizia che è stata consegnata dagli enti preposti, però noi non abbiamo comunicazione del fatto quando e come avremmo la nuova caserma. Peraltro siamo a conoscenza dello stanziamento dei 5 milioni di euro per il completamento di quelle due aree, dei due lotti che devono essere consegnati, quindi la caserma già parte zoppa, quindi se viene consegnata avrà due zone in meno, due lotti in meno, quindi mi auguro che già essere consegnata possa adempiere a qualche necessità. Poi quello che verrà dopo con questi fondi che verranno impiegati per il completamento sarà sicuramente ben accetto. A proposito di incendi, questa volta la mano dei privati è servita per salvaguardare l'incolumità dei residenti di un complesso nella zona del villaggio Miano. Sentiamo come hanno operato. L'opera dei soccorritori durante le giornate di caldo afoso e di incendi devastanti è stata fondamentale per circoscrivere in molte parti i danni. Anche volontari e cittadini privati si sono messi a disposizione prestando aiuto con l'impiego di braccia e di mezzi. In alcune circostanze sono state determinanti per evitare che le fiamme potessero provocare ulteriori danni a cose e a persone. È encomiabile in tal senso l'intervento di un artigiano siracusano che ha realizzato un sistema antincendio messo a disposizione degli inquilini di un residence sul villaggio Miano circondato dal fuoco nella giornata di martedì e per tale motivo evacuato. Gianni Giardina ha steso la condotta per circa 300 metri, ha pompato acqua a pressione contro il muro di fiamme riuscendo in questo modo a evitare il peggio per gli abitanti del residence.
impauriti per la violenza e per la velocità con cui il fronte del fuoco minacciava le loro abitazioni. Si tratta di gesti di altruismo meritevoli di essere segnalati al pari dell'opera di tanti volontari che anche in questa drammatica occasione si prodigano per aiutare chi sia in difficoltà, in contrapposizione con chi invece, come i piromani, si lasciano andare a insani gesti appiccando proprio i roghi. A proposito di incendi, c'è stato l'intervento questa mattina, l'incontro previsto, già programmato ieri, tra il governatore e il ministro degli esteri, nonché vice presidente del Consiglio, Tajani. Al centro dell'attenzione la possibilità di intervenire per rimpinguare il personale del Corpo Forestale Siciliano. È stato l'incontro a Palermo tra il Presidente della Regione Schifani e il Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. I temi affrontati sono quelli dell'emergenza incendi che ha interessato l'isola negli ultimi giorni e sono stati anche tutela, salvaguardia del territorio alla luce dei fenomeni di cambiamento climatico, PNRR e sviluppo della Sicilia. Dopo un colloquio a Palazzo d'Orleans, Schifani e Tajani si sono diretti alla sala operativa del Corpo Forestale della Regione per incontrare il personale della Forestale, della Protezione Civile Regionale e dei Vigili del Fuoco, protagonisti dell'attività antincendio nell'isola. Abbiamo affrontato momenti di estrema difficoltà, ha detto Schifani, e quel momento è stato superato. Ora contano i danni e paghiamo il prezzo, anche grazie all'intervento del governo nazionale che ha riconosciuto lo stato di emergenza. Poi ha detto di avere l'esigenza immediata di integrare mezzi e uomini del Corpo Forestale. I primi stanno arrivando e saranno ordinati dagli altri, ma servono anche mani esperte e giovani con le quali affrontare un nemico infedele come il fuoco. Il ministro Tajani ha detto che attraverso il PNRR porteremo avanti alcune importanti iniziative per la tutela dell'idrogeologico. Tutto quello che si potrà fare con i fondi europei si farà e comunque si utilizzeranno anche altri fondi. Anche in Sicilia una causa pilota della UIL Pensionati contro il taglio delle rivalutazioni delle pensioni. A settembre l'invio delle cause nei tribunali civili competenti. Il governo non faccia cassa con i pensionati. Adesso, in coerenza con quanto annunciato nei mesi scorsi, la UILP, il sindacato pensionati della UIL, ha avviato anche in Sicilia una causa pilota con la diffida all'INPS contro il taglio delle rivalutazioni di pensioni di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS. Per la nostra regione l'azione legale è stata intrapresa in nome per conto di un palermitano. Lo ha reso noto il segretario generale della UILP Sicilia, Claudio Barone, che aggiunge: massimo impegno per una battaglia di civiltà, con la quale vogliamo tutelare un diritto che donne e uomini di questo paese hanno acquisito negli anni con il frutto del proprio lavoro. Sosteniamo pienamente quindi l'iniziativa assunta dal nostro leader nazionale Carmelo Barbagallo, che ha deciso di far scendere in campo la nostra organizzazione in tutta Italia contro una scelta governativa francamente incomprensibile e iniqua disposta con la legge di bilancio 2023. In queste ore la segreteria nazionale della UIL Pensionati ha segnalato che sono partite in tutta Italia 5 cause pilota in nome e per conto di un gruppo rappresentativo di pensionate e pensionati, tenuto conto delle diverse aree geografiche del paese e dell'appartenenza sia al settore pubblico sia al settore privato. Dopo l'atto legale all'INPS, a settembre la UILP procederà in Sicilia, come in altre regioni, alla seconda fase, con l'invio delle cause ai diversi fori competenti del Tribunale Civile Sezione Lavoro nel caso dei pensionati del settore privato e della Corte dei Conti per i pensionati del settore pubblico. L'obiettivo è quello di ottenere una pronuncia dalla Corte Costituzionale sulla illegittimità costituzionale dell'articolo 1,309 della legge 29 dicembre 2022 numero 197, cioè della legge di bilancio 2023, che ha previsto il taglio di rivalutazione. Il mare non è per tutti, questa la denuncia sporta da Natura Sicula, che fa notare come la maggior parte delle spiagge del litorale siracusano siano affidate a privati e pone anche alcuni quesiti a Capitanere di Porto e al Comune. Il mare non è per tutti, la denuncia dell'associazione ambientalista Natura Sicula, che pur dando merito all'iniziativa della Capitaneria, degli enti pubblici e delle associazioni di volontariato per aver garantito l'accesso al mare alle persone con disabilità, ha segnalato che le poche spiagge del capoluogo sono quasi del tutto affidate alla gestione di stabilimenti privati e le coste rocciose sono zeppe di abitazioni abusive su suolo demaniale. Chi non può permettersi di spendere 100 euro per una sola giornata di mare, tra
30-40 euro di una postazione con ombrelloni, 5-10 euro per parcheggiare, il resto per mangiare, afferma Fabio Monreale, responsabile Natura Sicula, può scegliere se boccheggiare o migrare verso altre province limitrofe. Qualora ad esempio si volesse optare per le scogliere del Plemmirio, dice, si faccia ben attenzione a non disturbare i residenti delle villette, delle strutture ricettive costruite sul demanio marittimo, con tanto di recinzione e discesa a mare, rese private e cementificate sul suolo pubblico. Solo le associazioni ambientaliste, dice Monreale, hanno più volte denunciato la questione senza ottenere alcun risultato. Ciò che accade a Siracusa non ha termini di paragone con alcuna provincia vicina, fa notare Monreale, che chiede dove siano le istituzioni preposte a vigilare, per quale motivo venga permesso lo strapotere delle spiagge private, perché le villette costruite sul demanio marittimo non vengano messe in alcun modo in discussione e perché il siracusano sia costretto a migrare verso Avola, Noto, Portopalo, Santa Maria del Focallo per andare al mare. Lo vedete alle mie spalle, è tornato in spiaggia dopo 4 anni di assenza il pirata dell'Arenella. Da un ventennio ormai monta la sua tenda con canne di bambù per donare simpatia e ospitalità. Si chiama Gianni, è un siracusano che vive a Firenze. A distanza di 4 anni dall'ultima volta si rivede in spiaggia il pirata dell'Arenella. Da 20 anni monta la sua famosissima capannina, fatta da 4 canne di bambù e la copertura, e utilizza le lenzuola candide della nonna di pregiata manifattura. Gianni è un siracusano, trapiantato a Firenze da oltre 30 anni e puntualmente ogni anno per le sue ferie torna nella sua amata spiaggia e monta la capannina con tanto di bandiera da pirata. Dona sorrisi e ospitalità a chiunque lo avvicini ed è famoso tra i frequentatori dell'Arenella per il suo rito di preparazione del buonissimo caffè. Insieme con lui l'amica storica e gli assidui visitatori. Tanti, tantissimi, e a tutti riserva il suono del corno appeso davanti al giaciglio. Non mancano serate in spiaggia dove ognuno reca qualcosa da condividere e si trascorrono le ore all'insegna della spensieratezza e del buon umore. Gianni ha fatto la conoscenza della volpe Giulia, a cui da buon anfitrione ha offerto del cibo, poi scambia 2 chiacchiere con i volontari della WWF che fanno le ronde per tutelare il nido in cui una tartaruga marina ha depositato le uova che a breve si schiuderanno. E in attesa del miracolo della natura, Gianni si gode la sua spiaggia e il suo mare, offrendo ai visitatori la sconfinata ospitalità. Ci si avvicina al clou delle manifestazioni della celebrazione relativa al 70° anniversario della lacrimazione della Madonnina di Siracusa. L'arcivescovo Monsignor Francesco Lomanto ha colto l'occasione per scrivere un suo pensiero. Sentiamolo. Nel 3° anniversario della nomina ad arcivescovo di Siracusa, Monsignor Francesco Lomanto ha scritto un messaggio alla comunità diocesana per le celebrazioni del 70° anniversario della lacrimazione della Madonnina di Siracusa. Durante i 4 giorni in cui facciamo annualmente memoria dell'evento prodigioso della lacrimazione, dice il presule, sentiamo la necessità di intensificare la nostra devozione a Maria, la cui presenza materna è sostegno del mondo intero. Maria ci è stata donata da Dio come sorella e come madre, è sorella che condivide il nostro cammino ed è madre che ci accompagna col dono del suo amore inesauribile, rivelato a Siracusa nel segno delle sue sante lacrime. Le lacrime, dice ancora Monsignor Lomanto, di sorella accompagnano i nostri passi attraverso le vicende liete e travagliate della vita. Le sue lacrime di madre sono un monito necessario che purifica il cuore e apre all'amore misericordioso e compassionevole di Dio Padre. Quando Maria piange, le sue lacrime sono segno della compassione di Dio. Questo ha detto Papa Francesco e ha ricordato il presule. Le lacrime di Maria, ha detto ancora San Giovanni Paolo II, sono lacrime di dolore per le coscienze indurite dall'odio e dalla violenza della guerra. Decine di associazioni si sono date appuntamento in Piazza Santa Lucia per dare vita alla festa del volontariato che ha visto partecipare decine di associazioni appunto. Piazza Santa Lucia pullula di volontari, tutti quelli che ogni anno, giorno per giorno, si spendono per la società, per chi è ultimo. Come nel caso dell'Associazione Nazionale Carabinieri, che prova anche a fare, presenta con uno stand, ma prova anche a fare un punto della situazione. Siamo stati invitati dal Centro Servizi di Volontariato Ateneo al Festival del Volontariato qua a Piazza Santa Lucia. Devo dire che è stata un'esperienza bellissima.
Ci sono stati presenti più di 40 associazioni di volontariato, magari tante non le conoscevano, non ho avuto modo di partecipare con gli eventi con loro, però ho visto che ogni associazione fa delle azioni di volontariato a favore della cittadinanza in modo particolare. Devo dire che effettivamente i passanti sono rimasti anche entusiasti di questa manifestazione. Siamo stati anche contattati da diverse altre associazioni che purtroppo non sapevano di questa manifestazione e avrebbero voluto essere presenti, ma lo saranno anche nelle prossime edizioni. Quanto vi riguarda, che anno è stato? Un anno di impegno, dove e come? È stato un anno di impegno per noi, come sempre, oltretutto perché noi siamo votati a dare supporto a tutte le situazioni dove c'è la necessità di dare un contributo al cittadino. Abbiamo partecipato a diverse manifestazioni dove siamo stati elogiati perché l'Arma dei Carabinieri, nella figura dell'Associazione Carabinieri, si distingue sia per la correttezza, per la gentilezza e per la disponibilità. Il vostro operato comincia a scuola. Il nostro operato comincia a scuola, già ci stiamo preparando all'apertura a settembre, dove andremo ad incontrare delle scolaresche per parlare di bullismo, per parlare di legalità, per parlare anche del futuro che può essere, solo positivo grazie all'insegnamento verso gli scolari. A proposito di questo, una delle piaghe della nostra società, e soprattutto nel Siracusano, è la droga. Voi in questo senso che azione preventiva state facendo? Ma diciamo, noi parliamo con tanti ragazzi, abbiamo avuto anche possibilità di parlare con qualcuno che ne ha fatto uso e che fortunatamente se ne è uscito fuori ed è entusiasta del nostro operato perché in ogni occasione si parla di uso di sostanze stupefacenti che purtroppo portano alla rovina di tanti ragazzi e alla rovina della società. Adesso la cultura che è anche frammista allo spettacolo, ieri sera c'è stata una kermesse importante, Dante è stato letto e recitato lungo il mare, eravamo al Circolo Aretusa, Circolo Nautico Aretusa, e diversi spettatori hanno applaudito alle performance. Sentiamo quale. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura, tante amara che poco è più morte. Un cammino di Dante in Sicilia, da luglio a Pertanto, ben settembre, che vi trovai, toccando numerosi comuni però dell'isola allo l'altra cosa scopo che di creare un percorso itinerante, letterario e musicale non so innovativo. ben ridirmi Nasce così entrai, l'idea artistica di tant'era poi Dante di in sonno Sicania, quel punto che realizzata la da mente mi ha Giampaolo Ornello, abbandonato. scrittore, saggista e Ma regista, che per 20 anni ha qualche svolto colpo attività di definitivo ricerca e insegnamento l'ha della letteratura determinato mia italiana madre, all'Università povera di di paura, Salerno. corpo Così muto. ha deciso di portare in Guarda me, scena in maniera originale La incinta Divina sulle Commedia, spalle, vestita forse di l'opera giovane letteraria più argento, amata dagli e italiani me la per quanto dritto come ostica e una di vecchia. complicata comprensione. In Ma ogni col luogo viene capo recitato completa, un canto il lago del differente, Corme un era progetto bravo che e la durerà notte 3 anni. passai Questo primo anno è dedicato all'Inferno, dal quale vengono come recitati quel 8 canti, collina tra i più fermata belli e posso col significativi. tappo da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Tra le 8 fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. La tappa siracusana si è svolta al Circolo Nautico Aretusa.
L'esecuzione dei versi, rigorosamente a memoria, è stata affidata alla voce dello stesso regista Giampaolo Renello, accompagnata dal violoncello di Francesco Pusateri, con musiche create appositamente per ognuno dei canti recitati. Circa tre quarti d'ora di spettacolo che attira il pubblico sin dal primo istante con l'introduzione musicale. Poi la presentazione del canto, nulla di didattico, ma una vera e propria narrazione che, traendo spunto da alcuni aspetti del canto stesso, racconta storie su Dante e la Divina Commedia. Un altro breve e gradevole intervallo musicale separa la fase narrativa con quella poetica che chiude la recitazione. Il senso di questo lavoro su Dante è quello di creare una sorta di fascinazione narrativa e di riscoperta del poema. Al termine della messa in scena, solo applausi convinti e di gradimento da parte del pubblico presente. Comune di Buccheri, con le sue eccellenze, è diventato un punto di riferimento stabile per l'intera zona montana siracusana, lo afferma il sindaco Alessandro Caiazzo, ospite della puntata odierna di Punto e a Capo, la rubrica al solito va in onda subito dopo il telegiornale, e qui finisce proprio il telegiornale. Vi ringraziamo per averci seguito fin qui, appuntamento alle prossime edizioni, quella serale, e quindi buon proseguimento con i nostri programmi.